Buongiorno. Allora, questo è un vlog un po' diverso dal solito. Allora, voglio, diciamo, farvi vedere quasi tutte le clip che ho registrato in questi di più nel weekend. Nel weekend, ogni weekend registravo delle clip diverse perché fare un unico vlog e far vedere continuamente cosa fare dopo un po' diventa, non lo so, diventa difficile per me registrare tutto perché ovviamente devo fare le cose e vediamo se riesco a appoggiarvi qua. Forse è meglio, più o meno. Solo che ho il cavalletto. Ok, forse è meglio così. Perché dopo un po' mi fa male il braccio, per cui almeno appoggiamola da qualche parte. Sul tappeto l'ho appoggiato, vabbè, lasciamo perdere. Io ce l'ho il cavalletto, però per me è scomodo, devo provare a vedere se ho quello piccolo e utilizzare quello piccolo. Perché sinceramente non lo so. Comunque, in questo vlog vedete un bel po' di clip tutte diverse, che sono praticamente i lavori che sto facendo in giardino, per cui la sistemazione, lavori in corso del nostro giardino. Per cui in queste clip vedete piscina nuova, abbiamo cambiato la piscina e non c'è più quella piccolina, cioè quella che io avevo prima, gliela darò a mio fratello, che ovviamente è nuova perché l'abbiamo usata poche volte. E ho preso un'altra piscina un po' più grande, alta. E anche se la volevo lunga, però vabbè, questa piscina qua ce l'aveva un mio parente e allora, dato che aveva detto che era nuova, l'ha usata poche volte, allora io ho detto vabbè, dammela a me che la uso io, no? Solo che pensavo, nella scatola non si capisce perché era anche dentro una scatola, però non si capiva la piscina se era grande o piccola. Io ho detto vabbè, fa niente, dammela, la uso quei 2, 3, 4 anni e poi, semmai, come sono fatta io, riprendiamo un'altra piscina nuova. Di sicuro, non lo so, o almeno che sarà quella lì, non lo so, però mi piaceva lunga, invece questa è rotonda. Per cui vi lascerò le clip del prima e del dopo della piscina, quella nuova, che è nuova più o meno, cambiata. L'ho cambiata perché quella che avevo prima era troppo bassa. Praticamente scavalcavi, invece questa ha la scaletta, per cui con la scaletta riesci, in poche parole, cioè, a entrare dentro con la scaletta, invece quell'altra no, e io preferivo una con la scaletta, che entravi dentro con la scaletta. Per cui abbiamo fatto quello, poi abbiamo comprato il barbecue nuovo, abbiamo comprato il barbecue in cemento, per cui vedete anche le clip del prima dei lavori e del dopo, finito tutto con l'abbiamo anche pitturato noi, abbiamo montato noi e appunto vedete anche quello, il nuovo barbecue, che faremo anche le grigliate, per un bel po' di grigliate, speriamo, perché sennò è inutile che ho speso 200 euro di barbecue per niente se non faccio le grigliate, e invece le devo fare al sabato e domenica. Poi vabbè, ho comprato delle cose, che ho fatto le clip, solo che non è che mi piace molto come il recinto, come è messo con i sassini bianchi. Sono un po' indecisa di forse di cambiarlo perché è scomodo anche per mettere le piante, per cui sono un po' indecisa. Devo ancora capire la sistemazione e tutto il resto, perché ogni volta continuo a cambiare, per cui quella volta vedete le clip giuste, quelle volte vedete che ho cambiato di nuovo le clip. Cioè, le clip, ho cambiato di nuovo qualcosa di diverso. Ogni volta è sempre così. Per cui non lo so, vedremo, credo che cambierò di nuovo. Allora, la piscina ovviamente resterà lì dove ovviamente adesso vi farò vedere le clip. Invece tutto il resto credo che barbecue resterà lì, ci saranno qualche modifiche e credo basta. Adesso vediamo perché non lo so. E poi oltre quello, vabbè, le piante nuove che ho fatto vedere
però mi sembra che le clip non le ho fatte, per cui poi le farò. Vi farò poi vedere. A parte che un pezzo di giardino l'ho fatto vedere. E niente, però se avete qualche consiglio di come sistemare, arredarlo, eccetera, calcolate che manca il gazebo, manca il tavolo lungo di 10 persone, mancano le sedie, manca la fontanella, perché devo mettere la fontanella, forse in queste settimane la metto, per cui poi li vedrete nel prossimo vlog. E poi altre cose mancano. Non mi ricordo cosa, ma altre cose. Però se avete qualche consiglio, qualche idea su come arredare, appunto c'è anche il dondolo, manca il dondolo, quello che tu ti sdrai e dondoli un po', che è troppo bello quello che è rilassante quando stai lì e manca quello. Poi mancano la sdraio, quello dove ti sdrai e puoi prendere il sole. E poi non mi ricordo cosa manca. Però un po' di cose mancano, però piano piano, entro settembre così dovremmo aver fatto almeno il giardino. Invece la casa ci vuole il tempo, ci vogliono ancora i lavori da fare, piano piano. Secondo me entro la fine del 2025 avrò concluso e sistemato tutto, giardino e casa, in teoria. In un anno dovrei, cioè in un anno, in 2 anni dovrei riuscire a fare tutto, perché giustamente ogni mese faccio sempre qualcosa. Infatti non riesco mai a star ferma, continuo, diciamo, a fare qualcosa in più e niente, per cui non lo so. Comunque adesso vi lascio tutte le clip che ho fatto, vi metterò anche qualche musichetta perché non ho parlato in queste clip, vi ho solo mostrato, vi ho fatto vedere solo le cose, per cui vedete tutte le clip e poi niente, credo basta. Comunque accetto i vostri consigli, accetto qualcosa, non so, scrivetemelo qui sotto nei commenti, accetto tutto. Io vi lascio tutte le clip che ho fatto, non so quanto dura questo video perché già ho parlato anche fin troppo, come sempre, e niente, per cui semmai continuo a fare il vlog, perché tanto oggi è sabato, questo video lo vedete forse in settimana, mi sa di sì, e basta. Per cui, dato che sabato e oggi sono a casa, perché devo pulire la casa, sistemare la casa, eccetera, vediamo. Perché avevo intenzione di vloggare, di farvi vedere anche come pulisco la casa, c'è anche quel vlog, cioè devo fare anche quel vlog lì, ma il problema è che non posso farvi vedere tutta la casa, perché appunto non è ancora sistemata come si deve. Infatti una persona mi ha scritto qualche video sull'organizzazione della casa, di come organizzi. Sì, potrei farlo, il problema è che sto aspettando che finisco tutto e poi piano piano farò anche quei video lì che potrebbero essere anche interessanti. E niente, per cui vedete tutte le clip e semmai ci vediamo dopo. Vediamo, non lo so. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. I feel good, you look great. I
like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.